scoprirsi. Alza bandiera. Già facendo con il Presidente del Consiglio Comunale il ringraziamento per l'ospitalità dataci dalla città di Venaria. Mi complimento con Gabriele e tutte le associazioni qui presenti. Sono venuto per diversi motivi. Il primo è perché con Gabriele abbiamo condiviso negli anni una ricorrenza a San Giorgio per commemorare i caduti del mare. Sono venuto qui l'anno scorso perché ho compreso dai modi di fare, dagli atteggiamenti di quest'uomo che qui c'era un concetto di resilienza che noi portiamo avanti da anni con la nostra amministrazione, in cui crediamo molto. Crediamo molto che la resistenza e la rinascita delle nostre piccole comunità, intesa la nostra, venga fuori da tutti questi labari e dalla compartecipazione di associazioni diverse per legare le comunità. Questo progetto di comunità mi sembra anche stato espresso dal rappresentante del banco alimentare, del banco farmaceutico, ed è interessante per noi comprendere che attraverso i marinai riusciamo a venire a conoscenza di realtà come queste che potrebbero essere volentieri mutuati in altri paesi anche come il nostro. Siamo con il presidente dell'associazione Marinai, Gabriele Fabiani, in occasione della Festa del Mare, istituita con decreto del Presidente della Repubblica nella data di oggi. Presidente Fabiano, siamo in questo Museo del Mare che è secondo solamente a quello della città di La Spezia. Buongiorno, questa è la campana che è su tutte le navi, ancora quelle modernissime, perché non può mancare, il cui batacchio è sotteso all'unica corda che esiste su una nave. Sulle navi esistono cavi, cime, sagole, sfilacce, ma non corde. L'unica che ha la possibilità di essere chiamata tale è questa qui. Non so perché, ma è così. Queste campane battevano i quarti di turni delle guardie, che i vari marinai assorbevano, chi al timone, chi alla manovra, chi alle vele, o ancora adesso i vari servizi. Qui davanti vediamo dei timoni come si usavano una volta, adesso essi sono stati sostituiti addirittura con delle cloche, quasi dei joystick sembra, perché non ha più senso avere dei timoni a ruota, però il nostro cimelio è questo qui. Qui abbiamo un modello in scala notevole della Cristoforo Colombo, uno dei nostri migliori transatlantici, di circa 35.000 tonnellate, con motori a turbina di 120.000 cavalli, il cui ultimo comandante è stato un nostro socio recentemente scomparso. Quindi per noi è veramente un fiore all'occhiello, un onore avere un modello del genere. Pensate che questo modello qui pesa circa 4 quintali. All'interno è illuminato. Qui vediamo degli oggetti innanzitutto di uso comune, come la cosiddetta gamella, in cui noi mangiavamo con piatti e utensili di alluminio. Qui dentro si metteva il vino o qualcosa che assomigliasse al vino. Vari tipi di girobussole, questa è una girobussola di comando di direzione di siluri. Una truss per la barba e altre pulizie personali. Qui sono ancora altri reperti relativi alla navigazione, quindi girobussole e tutto quanto attiene all'identificazione di una rotta.
Questa è una chiesuola. Chiesuola significa che all'interno di questo contenitore c'era la bussola, davanti al quale era il nocchiere, il marinaio che, tra virgolette, guidava la nave. Guardava in questo vetro, vedeva la bussola al suo interno, posta su un giunto cardanico in modo che fosse sempre in orizzontale, con i due alloggiamenti per delle luci in modo da poter illuminare di notte. Qui abbiamo ancora degli apparecchi usati per le comunicazioni, abbiamo anche possiamo definirlo un walkie-talkie, ma guardate che dimensione avevano quelli di una volta. E intanto però hanno funzionato e hanno fatto il loro servizio anche questi qua. Questo è un galeone del 1500, una riproduzione veramente molto fedele. Un galeone di primo rango significa che era armato almeno con 60 cannoni su tre ponti. Vediamo le troniere, così si chiamano queste aperture che danno accesso ai cannoni, e un tre alberi, trinchetto, maestra e mezzana. Veramente una bella nave. Qui abbiamo una delle imbarcazioni tipiche dell'Adriatico. Si usavano e sono ancora adesso naviganti, magari non a vela, però sono ancora di questa forma qua, di questo tipo di costruzione, per portare merci e quant'altro lungo l'Adriatico, che è proprio tipica di quella zona di Venezia, Chioggia e la zona fiumana. Abbiamo altri modellini di corazzate, la Missouri, la Bismarck, la Yamato. La Yamato è stata la più grande e potente corazzata mai costruita, 72.000 tonnellate e cannoni da 406 mm. Abbiamo qui ancora varie targhe. Ogni nave aveva una targa su cui era inciso il bollettino di vittoria dopo la vittoria del 1918, quando l'Italia vinse la prima guerra mondiale. I nodi sono una parte fondamentale ancora adesso del bagaglio culturale dei marinai. Abbiamo il nodo semplice, il nodo piano, il doppio nodo piano e tanti altri nodi che ciascuno di questi ha una sua funzione ed è insostituibile. Per esempio abbiamo la cassa d'amante spagnola, il nodo scorsoio, ognuno di essi ha un suo nome. Questo qua è il nodo rete semplice, nodo margherita e tanti altri. Ancora adesso vengono adoperati, ancora adesso, ecco, sarà nostra cura fare un minimo di far conoscere agli studenti, ai ragazzi, a chiunque sia interessato, alcuni nodi di questi qua, perché ancora adesso tutti quanti ne abbiamo bisogno, ma pochi sanno fare i nodi. I marinai sì, non tutti. Questa è la miglior corazzata, la migliore nave da battaglia mai costruita, e dopo di queste non ce ne sono più state. Una nave da 47.000 tonnellate con 4 eliche, 4 turboriduttori per una potenza di 140.000 cavalli, 9 cannoni da 381, quindi 17 pollici, eccetera. Presidente, un museo che ancora in pochi conoscono. Il Museo del Mare di Venaria è visitabile da tutti, ha ingresso libero. Che cosa bisogna fare per venire a visitare questo bellissimo museo? Bisogna innanzitutto telefonare a noi, programmare il vostro arrivo. Noi faremo in modo che uno di noi, che è abilitato a farlo, illustrerà a chiunque lo voglia cosa abbiamo in questo museo, come veniva utilizzato e a cosa serviva. E sono veramente delle cose molto interessanti. Qui per esempio abbiamo noi una girobussola, praticamente una bussola non più magnetica, perché il nord magnetico non corrisponde al nord geografico, ma con dei giroscopi si puntava nord geografico, in modo che dovunque si trovasse la nave, visto che la Terra non è una sfera ma è soltanto come fosse una mela appiattita, si riusciva a sapere esattamente la direzione. Abbiamo una bella foto qua di un grande motore, sarà circa 25.000 cavalli un motore così, è un 8 cilindri sovralimentato a due tempi. Su questi motori io ho navigato, era un 30.000 cavalli, una volta erano grandi e grossi così, adesso le dimensioni sono molto 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 ridotte, i materiali sono cambiati e le potenze sono aumentate. Il progresso vuol dire anche questo. Tra gli ospiti che hanno visitato il museo, la figlia di Guglielmo Marconi Elettra. La signora Elettra Marconi ci ha onorati della sua presenza e noi le abbiamo fatto vedere una volta come si usava a trasmettere sulle navi. Qui abbiamo un vecchio tasto Morse.
L'alfabeto Morse era l'alfabeto dei marinai di una volta, adesso è completamente sparito, non ci sono più i cosiddetti marconisti, cioè gli addetti a questo tipo, perché adesso tutte le comunicazioni avvengono con riflessione satellitare o nella ionosfera, quindi si parla in diretta, non c'è più bisogno di questo, ed erano veramente delle persone eccezionali perché riuscivano ad raggiungere delle velocità incredibili. È rimasto questo come patrimonio culturale. Tutto qui.